così la definirei, proprio perché prima di qualsiasi commento, di qualsiasi battuta, secondo noi era importante provare questo servizio, che è un altro pezzetto verso la Viterbo turistica che noi vogliamo, interpretando il sentimento dei tanti viterbesi e soprattutto dei tanti operatori economici e turistici che sulla città e sulla costa hanno investito e continuano ad investire. Passeggiare oggi con voi, pure per me è stata la prima volta, per le vie della città, con una struttura che certamente ha creato molte reazioni, l'avete visto da soli, sia i turisti che i residenti, ha destato stupore, allegria, gioia, e soprattutto sentire una guida che in italiano e in inglese ci racconta la nostra città e la racconta ai tanti turisti che arrivano, secondo me è un passo in avanti verso una città turistica e più civile che noi come amministrazione ci stiamo impegnando per realizzare, ma che è l'auspicio di tutti i cittadini e la speranza, insomma, di tutti i cittadini e delle cittadine viterbesi. Voglio dare delle specifiche precise sul tipo di servizio: non è un servizio pubblico, quindi al di là delle indicazioni che con sensibilità abbiamo cercato di dare ai gestori, il comune non stabilisce le tariffe direttamente perché non è un servizio pubblico. Noi abbiamo deciso, perché non era regolamentato, che anche in questa città fosse possibile far transitare termini turistici e dare questo servizio proprio per migliorare la nostra immagine e farla fluire in maniera ad hoc, e abbiamo raccolto sperimentalmente la proposta che la società Giocamondo ci ha fatto per un periodo sperimentale, perché tutti conoscete Viterbo. Viterbo è una grande città, è una città che ha una storia papalina, in quanto tale alle volte rimane anche impermeabile alle novità, alle innovazioni. No, questo è proprio nel nostro DNA e noi ci dobbiamo sforzare ogni giorno di combattere e di cercare di essere più competitivi. Questo è un servizio nuovo, in quanto tale va monitorato, dobbiamo cercare di capire intanto se è gradito. Io immagino di sì, perché in tutta Italia lo fanno, penso a Genova, penso a Torino, penso a Urbino, penso a Senigallia, penso a città sicuramente più grandi di noi a cui noi ci ispiriamo per migliorare la qualità dei nostri servizi ai turisti. Però non possiamo sapere le reazioni, e soprattutto non escludiamo che questo possa essere rivolto anche ai residenti. Perché no? Perché di fatto è una virgola circolare all'interno del centro storico. Allora, adesso noi andiamo avanti con questa sperimentazione fino al 15 di febbraio. Dopodiché l'amministrazione avrà dei report precisi sui risultati, sulle risultanze, e deciderà se andare a gara per un periodo ovviamente congruo, e poi saranno gli uffici, rispetto a quello che prevede la norma, a stabilire la durata e quindi a dare questo servizio esternamente, o magari a studiare altre forme che coinvolgano anche il locale. Insomma, non ci tiriamo indietro davanti a nulla. Per adesso noi ringraziamo anche dell'opportunità, perché ricordiamo che al comune di Viterbo questo servizio non costa nulla, questo ci tengo a sottolinearlo, non costa nulla, lo arricchisce, modifica l'immagine, ci rende una città insomma di un livello un pochino più alto, e soprattutto abbiamo voluto pensare ai residenti. Qui nella brochure trovate i prezzi, dicevo prima delle tariffe. Le tariffe non le abbiamo stabilite noi, perché non, altrimenti le avreste trovate allegate al bilancio, però ovviamente noi abbiamo fatto presente alla società che bisognava andare incontro intanto a questo fatto che è sperimentale, e soprattutto al fatto che c'è un momento di crisi. Noi, se guardate a vedere Genova, Torino, le più grandi città dove il servizio è partito da tempo, trovate che si paga 8 euro, qui si pagano 6 euro. I ragazzi, oltretutto, abbiamo i bambini gratis da 0 a 3 anni, e i bambini da 4 a 12 4 euro, e abbiamo poi i pacchetti famiglia. Quello che ci interessava, e poi insomma lascio la parola se tu lo pensa tu o poi a loro per gli aspetti tecnici, ci interessava dare una risposta anche ai residenti. Per i residenti il prezzo sarà 4 euro, giusto? E per quanto riguarda il pacchetto famiglia, diciamo lo sconto famiglia, è 12. Per i residenti è 12, quindi i genitori con i loro bambini pagheranno 12 euro complessivamente. E poi vediamo come va avanti, perché poi insomma io non lo so se non abbiamo.
non abbiamo discusso perché non era il momento e perché non c'è stato tempo, perché tra le autorizzazioni, le delibere, le prove sul percorso, insomma, ci abbiamo avuto da fare. Però ripeto, magari si può studiare anche, vediamo la risposta dei viterbesi, se lo ritengono utile pure come mezzo di trasporto all'interno del centro storico, vediamo che tipo di richiesta può nascere e valutare poi con degli abbonamenti. Adesso non riesco a immaginarlo perché è tutto futuribile, però sappiamo che oggi mettiamo un punto di partenza per migliorare la nostra città dal punto di vista turistico. Ma una ragazza che darà le informazioni del servizio con i prezzi, e non solo le informazioni del servizio, ma essendo comunque un info point all'aperto, chiamiamolo, comunque sia il personale è tutto quanto di Viterbo, quindi che conoscono bene la città, e di conseguenza potrà dare anche informazioni in generale sulla città di Viterbo, no? Da lì. Quindi alla fine faremo proprio un info point lì per il trenino, ma che comunque sia, no? Qualsiasi domanda di turisti che arrivano, noi comunque sia siamo in grado di rispondere. Parlando di personale ci tengo a dire una cosa, ci tengo a dire che comunque sia un servizio che da 4-5 posti di lavoro a comunque sia persone di Viterbo. Dove abbiamo questo servizio, che abbiamo ad Ascoli Senigallia, Pesaro e Urbino, comunque sia anche lì usiamo sempre, ci avvaliamo al personale del luogo, no? Offrendo comunque sia un'opportunità di lavoro, e che anche, no, conoscendo il territorio, ci danno anche una mano, no, nel capire alcune abitudini delle città, no? Dove comunque sia attiviamo questo servizio. C'è scritto 30-60 minuti. 30-60 minuti significa che le partenze sono ogni 30-60 minuti, cioè il giro dura più o meno, adesso perché poi siamo fermati adesso, quindi un po' che, però dura circa dai 30-35 minuti, le partenze se ci sono persone sono continue, quindi ogni 30-60 minuti, quello significa ogni 30-60 minuti. Quindi 60, se non c'è gente, aspettate che arrivi gente ovviamente. 60 sì, diciamo che comunque il servizio parte con un minimo di 6 persone paganti, che sono, sì, praticamente sì, un minimo, diciamo, anche per me. In più l'orario del trenino partirà dalle 10 della mattina fino alle 19 della sera. Questo orario lo manterremo fino a domenica, per poi partire e sperimentare, dato che appunto è una sperimentazione, dobbiamo anche capire, dalle 10 della mattina alle 23 della sera. Capire poi se c'è movimento anche la sera, se c'è una domanda, quindi in quel caso no, manterremo quell'orario. È un pochino tutto sperimentale. Il commentario, questo è stato proprio il nostro primo giro, ma il primo giro è stato anche soprattutto per l'autista che non aveva portato mai in mezzo in questo percorso, e secondo me anzi è stato anche grazie per avercelo detto adesso. È un mezzo che va da pianissimo, infatti. Quindi non ci sono pericoli, però diciamo, ecco, quindi con la guida, concentrazione sulla guida e più sul commentario, no? C'è stata qualche piccola imperfezione all'inizio, ma che già abbiamo aggiustato strada facendo. Cioè. Sì, esatto. Ok. E il mezzo, questo senso? Un mezzo è un mezzo diesel Euro 5 a basso impatto ambientale. Diciamo omologato, assicurato. Omologato, assicurato, passano delle prove durissime questi mezzi, perché questi mezzi sono esposti alla nazionalizzazione in un centro prove di Bari, dove devono comunque sia rispettare tutte le regole e le leggi. E voglio anche dire una cosa, che questi mezzi, diciamo, se chi è che gira un pochino l'Italia e guarda e vede i mezzi, di questi mezzi così se ne vedono non tantissimo, pochi, perché questo è un mezzo proprio fatto ad occhio, che rispetta tutto quello che c'è da rispettare con questi mezzi. Come sono costruiti? Questi mezzi sono costruiti in Ungheria. Come mai non elettrico? Non reggeva un tratto? Non è elettrico perché il mezzo non regge poi la capacità e il peso, diciamo. I mezzi elettrici si possono usare, ma nelle città dove non ci sono dei saliscendi e dove magari è tutta pianura, dove poi praticamente girano magari 3 ore al giorno, ecco, perché poi dopo diciamo che se il mezzo è pieno si scarica prima, no? E diciamo a poca capacità, diciamo. L'itinerario rimane questo, oppure ci sono indicazioni magari anche da parte del comune, dell'ufficio turistico, su che posti visitare? L'itinerario grosso modo rimane questo, sì, questo è un'influenza un po' per
importanti della città, storicamente più rilevanti, un po' per conciliarli con la viabilità e con le dimensioni del mezzo. Per esempio è stato fatto un tentativo anche per San Pellegrino, ci abbiamo provato fino alla fine, ma obiettivamente anche se il mezzo è più piccolo credo che faccia, insomma, ma non ci va. Quindi abbiamo dovuto studiare un percorso alternativo. Poi degli aggiustamenti col tempo, in base alle esigenze, non è escluso che non si possano fare. Per adesso però partiamo, è già stato non facile. Una domanda, sì. Vedendo quando l'altro c'è un'alta densità di diamanti e gli annali saccano, possono salire. Ah no, è importante che i disabili possono salire ed è assolutamente gratuito il percorso. Paga l'accompagnatore. Poi abbiamo i gruppi di scuole. Minimo 20 persone paganti, una gratuità per ogni 20 persone, quindi la docente e l'accompagnatore, e i gruppi scolastici e centri estivi, quindi gratuità per gli insegnanti. E poi abbiamo la possibilità di prenotare attraverso il sito e il numero verde, insomma. Ripeto, non essendo un servizio nostro, abbiamo cercato comunque di dare delle indicazioni che devo dire ringrazio, sono state assolutamente accolte. Quindi a San Pellegrino, quando abbiamo visto che poi alla fine non ci riuscivamo per il mezzo, comunque abbiamo mantenuto comunque il commentario, no? Raccontando San Pellegrino, ma perché l'abbiamo fatto? Per un semplice motivo, perché comunque sia al turista che è a bordo del trenino, comunque mettiamo la curiosità e raccontiamo comunque di un gioiello che è praticamente sulla parallela opposta, no? Siamo partiti adesso, sicuramente sarà un aggiustamento al commentario dicendo che sulla parallela, no? Indicandolo bene, no? Si troveranno tutte queste cose che poi raccontiamo. Era impensabile non mettere, no, qualcosa su San Pellegrino, anche se proprio non ci passiamo, no, fisicamente con il trenino. Abbiamo anche riportato nel commentario quindi la festa di Santa Rosa, la casa, abbiamo riportato un pochino tutto quello che sono le caratteristiche belle di questa città. La parte della Trinità invece ho visto che non la fate perché girate direttamente lì a Piazza della Rocca, però mi sembra che nel commentario non era nemmeno citata la parte della Chiesa della Trinità. Abbiamo stabilito una priorità, l'abbiamo fatto pure con degli esperti che conoscono la storia della città, è per questo che penso che anche ai viterbesi sarà utile, no? Perché si scoprono sempre tante cose. E per cui è stata data una uniformità al percorso, insomma, non è scuso che magari potremmo inserirlo, però diciamo che c'è stato dietro un lavoro molto approfondito pure con il nostro ufficio turistico. Poi che ne so, magari col tempo si può fare pure un secondo itinerario, voglio dire, tutto è perfettibile, l'importante però è partire, no? L'ultima cosa nel progetto di Viterbo Explorer, come abbiamo fatto anche per Ascoli Piceno, non so se avete fatto caso, no? Cioè, prima l'italiano o poi l'inglese, e spesse volte, no? Dobbiamo essere bravi a dare una via di mezzo, no? Per poter, dipende anche che lì sarà bravo sicuramente l'autista a capire le persone che a bordo sono italiani, che sono inglesi, qualora fossero miste, no? Bisogna dare un pochino, no? Di tolleranza, un po' di qua e un po' di là. Nel progetto, diciamo, che noi abbiamo in mente è quello comunque di cablarlo in 8 lingue come ad Ascoli Piceno, quindi tutte in simultanea con delle cuffiette, in modo che questo problema si superi. Adesso sperimentiamo innanzitutto questo progetto, poi sicuramente ci saranno tante se il servizio avrà il favore, diciamo, dei turisti che arriveranno in città, sicuramente ci saranno tante belle novità. Cos'è? 55 costi, giusto? 56 costi. Non si ferma, perché noi abbiamo fatto sosta in Piazza San Lorenzo, invece comunque gira. Era per noi la sosta, no. Noi ci fermiamo perché diamo l'opportunità ai turisti, dato che c'è il commentario a bordo, di comunque guardare, no? E non girare e andare via subito. Tanti turisti arrivano a Viterbo con le macchine fotografiche, quindi diamo anche l'opportunità di fare qualche scatto e di prendersi un po' di scatto. Quindi fate anche scendere? No. Ecco, sempre se lo so. Fermi, fai la foto e vai lì, almeno poi ci tornano a piedi. Questo è, rispetto agli altri comuni, un investimento che tocca i 250, se non 300.000 euro. Perché solo di mezzo stiamo sopra i 200.000. Appunto. Perché l'avete comprato apposta. È un mezzo nuovissimo, immatricolato comunque ad Ascoli, ha fatto un giretto solamente ad Ascoli, diciamo, in mezzo del mondo. Non solo le bellezze, ma anche, prima dicevamo, facciamo il corso per zona regionale. Per noi è importante pure metterci a guardare con
l'occhio del turista e mostrare anche le attività produttive che ci stanno. È vero che non ci sono solo lì, però diciamo che il costo in una città è difficile da evitare, anzi andrebbe percorso sicuramente, e quindi questo è l'auspicio pure di vedere qualche serranda in più alzata, non certo per il trenino, voglio dire, non mi fraintendete, però diciamo, abbiamo pensato a tutto. Quando uno arriva in città, oltre alle bellezze, poi magari fa shopping, l'abbiamo portati nella zona in cui si fa. C'è anche una promozione, no? Promozione degli alberghi, non so perché si questo. Adesso da qui in avanti stiamo organizzando una promozione per le strutture ricettive, alberghi e quant'altro, per comunque sia, no, sponsorizzare, diciamo, questa attività qui a Viterbo, questo servizio turistico qui a Viterbo, e lo faremo, diciamo, abbastanza in maniera larga, diciamo, ecco, non fermandoci solamente a Viterbo città, ma allargandoci anche un pochino, come d'altronde abbiamo fatto anche in altre città. Le persone che comunque sia conoscono già il servizio, perché abbiamo detto anche prima, lo abbiamo attivo in altre città, diciamo che abbiamo un sito dove già è inserito Viterbo Explorer, dove comunque sia sulla pagina, no, poi comunque porta a Viterbo. Abbiamo anche fatto caso che da San Benedetto, che è vicino a Ascoli, piuttosto che da Pesaro, che è molto vicino a Urbino, le persone, no, le entrate nel nostro sito sono abbastanza numerose, e sinceramente ci chiamano, no, chiedendoci gli orari del treno prima di poter venire magari da San Benedetto ad Ascoli o da Pesaro a Urbino. Penso che sia un dato abbastanza significante del fatto che, se una città ha un servizio per i turisti, no, in qualche modo si invoglia il turista a venire, non che adesso che c'è il trenino cambieremo il mondo, però è un altro, però diciamo è un servizio in più che comunque sia dà un'impronta più turistica alla città, come poi è stata nella nostra esperienza anche nelle altre città dove siamo partiti con questo. Innanzitutto ringraziare Luisa Ciambella che mi ha coinvolto in questa iniziativa, che veramente è un'iniziativa che mi ha affascinato. Mi ha affascinato anche il trenino per sé, perché di solito quando si va nelle città, in tutte le città ci sono questi bus panoramici che ti portano a picnic. La caratteristica è proprio del trenino, che si associa con la nostra città medievale e culturale. Poi teniamo anche conto che i visitatori sono aumentati, e quindi quando la gente viene automaticamente si trova anche questo servizio. Credo che sia molto, posto lo trovo proprio quando scendono con gli autobus in questo punto, credo che sia veramente vicino proprio all'ufficio turistico, quindi ritengo che sia poi una cosa che si associa bene. E io mi immagino anche, avendo una nipotina piccola, anche la gioia e il divertimento pure dei bambini, perché anche i bambini, anche i nostri bambini di Viterbo, che sicuramente saranno i primi fruitori di questa cosa, perché come mi sono divertita io, che sono grande, a fare questo giro, che tra l'altro mi è piaciuto e mi sono divertita, io penso che anche i nostri bambini e i turisti che verranno sarà una cosa ulteriore per valorizzare la nostra città. Ripeto, come ha detto anche Luisa, non è che con Frenina avevamo ascoltato, però ogni cosa che è migliorativa ben venga, poi per carità, poi magari con il tempo si potranno fare le fermate, questa sarebbe pure una cosa bellissima, che la gente magari può scegliere, dice la riprendo poi magari quando ritorna, eppure questa dovrebbe essere una cosa bella, come si fa con Malì, diventerebbe un servizio pubblico. Lo sa se col tempo anche loro si renderanno conto che questa cosa è una cosa valida, che per me pure onestamente potrebbe essere una svolta in più, perché il turista si ferma e magari ha la possibilità, pagando qualche cosina di più, di riprenderlo se ripassa nello stesso punto. Comunque speriamo che vada bene. La natura della città, cioè il turista sale, viene incuriosito una volta che scende e poi raggiunge questi posti a piedi. Nella mappa di Ascoli, perché adesso qui abbiamo un flyer, diciamo, molto semplice, no? Queste sono le mappe che noi faremo, questa mappa qui, è una mappa disegnata dal nostro artista, dove praticamente verrà qui, prenderà i rilievi della città, tutto quanto, poi disegnerà proprio tutto a mano, no? Visto da alcuni punti, diciamo, dove passerà il trenino, quindi una volta che comunque il turista scende dal trenino, comunque sia la mappa, deve andare poi a vedere il posto dove è incuriosito magari maggiormente e dove vuole tornare.